Ciao ragazzi, benvenuti al nostro nuovo vlog. Dove siamo, amore mio, oggi? Siamo a Civen. Oggi ragazzi vi porteremo sulla perla del lago di Como, una delle città più belle conosciuta in tutto il mondo, perché ci sono delle ville pazzesche e ci sono degli edifici meravigliosi. Abbiamo fatto però una sosta, ragazzi, perché guardate il panorama. È meraviglioso, ragazzi. Si vede proprio il ramo del lago e tutti i paesini sulla costa, con ovviamente uno sfondo da perdere il fiato. Direi che è venuto il momento di partire. Ci vediamo a Bellagio. Allora, sono qui con dei miei amici ciclisti. What's your name? Evi. Evi. Kyle. Quell'altro è George Clooney. Where are you from? Israel. I got the other. Israel? Cioè, sorry, speak in Italian one second. Loro vengono da Israele in bicicletta. By bike? No. No. By plane. Okay. And you love this place? Meraviglioso. Meraviglioso. Thank you. Thank you for the blog. Ciao. Ciao. Grazie. Bellagio è famosa in tutto il mondo per la sua sfarzosità, i suoi hotel di lusso, ma anche le abitazioni private non sono da meno. Pensate che questo è l'ingresso di una villa che si perde nel verde di questo meraviglioso giardino. Finalmente, ragazzi, dopo aver parcheggiato la macchina all'esterno del paese, vi consiglio come sempre di venire in settimana se ne avete la possibilità, perché sennò è pieno così di gente. Siamo arrivati alle porte di Bellagio, come vedete tutto pedonale. Avventuriamoci nei vicoli che caratterizzano questo posto meraviglioso. Come in ogni borgo che andiamo, ragazzi, non possono mancare ovviamente le scale. Questa è una lunghissima scalinata che porta dall'inizio di Bellagio fino al lago. Andiamo a vedere tutti i negozietti che ci sono. Finalmente, ragazzi, dopo aver sceso anche l'ultimo gradino, siamo arrivati alla base. Esatto, ragazzi, dietro di noi potete vedere il centro di Bellagio, o meglio il lungolago, con i suoi ristoranti caratteristici. Cosa si può fare di bello qua a Bellagio? Passeggiare, comprare gli oggetti particolari. Ci sono anche i battelli, ovviamente, c'è quello che potete utilizzare per spostarvi nelle città. Esatto, nella città sul lago ci sono quelli privati che vi fanno fare invece il tour di alcune piccole perle, le spiagge private, le ville con la vista sul lago, insomma tante tante altre cose. Andiamo a vederne alcune. Andando avanti poi per la città di Bellagio non si può non incappare in quella che è una struttura mastodontica ma abbandonata a se stesso. Grand Bretagne Hotel, uno degli hotel più grandi del mondo. Ora giustamente voi direte: com'è possibile che un hotel del genere sia in questo stato di abbandono? Ci sono tanti misteri che parlano e raccontano di quello che è stato questo grandissimo hotel. In realtà l'hotel è stato venduto alla fine degli anni 90 per 18 miliardi di lire, ma per adesso il progetto rimane ancora incompiuto.
Lasciato il lago alle nostre spalle e saliti qualche altro gradino, siamo riusciti ad arrivare fino alla Basilica di San Giacomo. Si trova nel secondo centro della città. La Basilica di San Giacomo è stata costruita tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo ed è stata elevata come parrocchia prepositurale nel 1657. Dovremmo aspettare comunque il 1904 prima che venne riconosciuta come monumento nazionale. Dopo il giro a Bellagio non potevamo che fermarci in un posto che ci ha colpito parecchio, principalmente perché girano i gelati, quindi non potevo non entrare, ma si chiama Smooth Operator, lo trovate proprio prima del lago, ragazzi, e ci sono dei centrifugati strabuoni, almeno ci ha garantito lei, che si chiama Chiara. Lei, a Chiara, ci ha garantito che sono buonissimi. E poi guardate che meraviglia questi portagelati girevoli. Gli smoothies, ragazzi, sono pronti, o meglio gli estratti. Com'è, amore mio? Adesso lo assaggio. Mela, carota e zenzero. Mela, carota e zenzero. È buono. È troppo buono. E allora, estratto con tramonto. Ovviamente, ragazzi, se siete a Bellagio, non potete non concedervi un viaggio in traghetto. Ora, io non dico che dovete prendere le barche, quelle da 400 euro, però con 4,50 euro andate sul traghetto. E allora, ragazzi, stiamo lasciando il porto. Com'è, amore mio? Beh. Ti piace? Sì. Ce ne andiamo a Varenna. Ragazzi, il viaggio in traghetto è finito e non è durato neanche così poco. Alle mie spalle c'è Varenna, andiamo a fare un salto anche lì e vediamo cosa troviamo. E siamo finalmente giunti a Varenna, ragazzi. Dopo, com'è stato il viaggio in traghetto? Bellagio è bello, è bellissimo, ma dico il viaggio in battello. Bello, col tramonto, stupendo. Quanto freddo hai preso? Abbastanza. Si è messo la sciarpa. Al ritorno bella coperta. Però, ragazzi, Varenna è molto importante, anche questa come Bellagio ha delle ville sfarzosissime, un centro storico davvero meraviglioso. E se scorrete nelle Instagram feed della PAMI, troverete che qualche mese fa siamo già stati a Varenna a vedere il giardino botanico di Villa Monastero. Bellissimo. È praticamente una villa enorme con un giardino botanico. Io vi dico che per vedere il giardino ci vuole un'ora. Una vista mozzafiato, praticamente a strapiombo sul lago, merita ovviamente una visita. Tra l'altro c'è anche un bellissimo lungolago che adesso faremo. C'è una camminata bellissima. Facciamo qualche spezzone della camminata. Andiamo.